Buongiorno e bentornati al TG Hotel, il vostro telegiornale dedicato alla vita in albergo. Apriamo subito con qualche notizia positiva direttamente dalla spiaggia. Sembrerebbe infatti che oggi non abbia ancora tirato le cuoia al povero vecchietto di turno abbandonato a se stesso sotto il sole cocente di Ferragosto. Inoltre, direttamente dal bureau ci segnalano i ragazzi che sono passati 10 minuti e non è ancora sceso nessun cliente a rompere le palle. Non solo notizie positive, tuttavia. Sempre dal front office ci arrivano le prime voci di possibili disdette dovute alla diffusione di una misteriosa influenza africana. Sentiamo la intercettazione telefonica. Ho sentito di questa influenza e onestamente non me la sento di venire da voi, perché comunque queste cose non si possono prendere alla leggera. Signora, l'influenza è in Africa, noi siamo in Romagna. Ma io non viaggio molto dalle vostre parti, è tanto distante? Ma il brodino con la pastina me lo fate pagare a parte o è incluso? E in albergo c'è l'open bar? Oh signora, ma siamo un 2 stelle. Signora, non si preoccupi, qui in Romagna siamo ancora tutti in salute, anzi ci faccia un favore e se ne stia a casa, così stiamo anche meglio. Preoccupazioni insorgono anche direttamente dai piani, in quanto quelle donne si lamentano della scarsa comprensione da parte della reception quando arrivano 24 check-in non riportati nella lista degli arrivi. A voi il servizio di Carmela Melamandi. Grazie Gianmarco, come hai anticipato c'è del risentimento nelle parole di queste donne, quasi lasciate a se stesse in condizioni a dir poco preoccupanti. Maria, che si occupa del terzo piano, ha accettato di parlare con noi per scovare il problema alla radice. Maria, prego, ci racconti. Un poverne non disgraziare, non t'incamnare, non si mangiare. Fa venire i brividi sentire queste tremende parole, ma siamo certi che i ragazzi della reception saranno in grado di trovare una rapida soluzione. Non appena avranno finito di far finta di prestare attenzione a quello che sta raccontando l'ennesima vecchia disperata che cerca di avere uno sconto di 24 centesimi. Per oggi è tutto, cari amici telespettatori, mi raccomando restate sintonizzati in attesa di scoprire cos'altro ci riserva la vita in albergo. Dallo studio un bacio.